abbiamo deciso poi di ascoltare le altre band bene, anche a parte qualcuno che conoscevamo già. Secondo me sì, cioè l'attitudine è la stessa, anche se siamo comunque ascolti anche similari, ascolti molto simili. Nella band c'è chi ascolta black metal, chi ascolta post metal, rock piuttosto che hip hop, certo. Cioè, molto eterogeneo, quindi diciamo che la parte che riguarda l'hardcore, black metal o black metal ha un filo conduttore con il Gairo. Sì, oggi tipo abbiamo ascoltato, siamo divisi in due macchine, quindi non tutti noi Sedna, però tipo Sedna 2014. No, noi abbiamo ascoltato Atto 2 oggi proprio, dei Sedna, 10 minuti di brano. Io e tra gli altri, cazzo ragazzi, siamo tipo, cioè siamo noi senza il growl. Cioè, non così tanto simili, però le atmosfere. Cioè, l'atmosfera è molto simile. Sì, questi inizi, tutti belli, cioè con questo ambiente qua, anche noi ce li abbiamo, quindi alla fine. Poi magari loro hanno parti molto veloci, blastate anche a volte. Ovviamente dal punto di vista noi siamo invece, come si può dire, portatori sani di muretti. Esatto, di muretti più che. Però sì, ho trovato molte cose in comune, ma anche con le altre. Con molte altre band della Drum Widding. Ok. Cioè, non a diciamo, caso ci ha scelto, esatto, cioè, ha visto l'attitudine che avevamo, il gusto e il suono che avevamo, quindi secondo me non ha, cioè, è stato giusto fatto di dire, ah ok, beh, venite a casa nostra. Sì, sì, anche perché lui ha iniziato a essere molto selettivo. Sì, l'avevo capito, sì, cioè, sono molto particolare in Italia e non è facile trovare una roba del genere neanche, assolutamente. Degli anni è stato Gotherfest magari, però come tematica Drum Widding con le band dell'etichetta, cose così, sì, effettivamente sì. Con Christian più volte abbiamo fatto parte di serate di Grind On The Road al Gotherfest, abbiamo suonato 3-4 anni fa, ormai non mi ricordo. Però quest'anno ho voluto fare iniziativa solo con le band dell'etichetta e effettivamente è la prima volta, molto figo. Era anche la prima volta che suonavamo qui al Voodoo, che ho iniziato a fare live per questa situazione qui e direi che ne è valsa ampiamente la pena. Sì, assolutamente. Sì, è la prima volta che facciamo una roba simile. Tra l'altro avevamo anche altre proposte per questa giornata, però abbiamo scelto di venire qui proprio perché volevamo prima di tutto venire per una questione di, cioè, la nostra etichetta, la nostra serata, vogliamo essere presenti. Noi volevamo credere in loro, in questa situazione, in questa iniziativa. Conoscere le altre band, esatto. Conoscerci dal vivo. Sentiamo molto bene, ci troviamo nel nostro agio ed è molto strano oggi, almeno io personalmente l'ho conosciuto per la prima volta E quindi mi ha fatto veramente strano questa cosa, dire comunque bene o male abbiamo avuto sempre un feeling, un rapporto molto diretto, anche nelle sfighe che ci sono successe nell'organizzare quei dischi, abbiamo avuto un po' diverse peripezie. Però allo stesso tempo abbiamo detto, sai che c'è, è una persona come noi che ha creduto in noi, ha fatto sì che il nostro, quello che è stato il nostro lavoro, il nostro prodotto, chiamiamolo così, cioè, l'ha portato avanti e l'ha tirato su nel migliore dei modi, e questa cosa noi l'abbiamo molto apprezzata, no? Soprattutto oggi che l'abbiamo visto per la prima volta, ci siamo stretti la mano finalmente, cioè, grazie. È stato bello conoscervi di persona. Conoscervi tutti anche. Conoscervi tutti, esatto. Sì, anche perché vi ricordiamo che noi viviamo in un'isola, non è così facile tenere una macchina, andare a trovare, attraversare il mare, quindi è molto difficile riuscire a legare anche senza vedersi poi di persona, quindi per noi è sempre è molto più faticoso purtroppo. Quindi. Beh, direi che come genere male. Sono molto interessanti, poi a me affascinano un sacco i progetti con tre chitarre e il muro di suono. Come genere direi che ci sta, anzi sarebbe sicuramente figo suonare ancora con loro e in altri contesti, magari con un palco la prossima volta. Sì, magari situazioni magari diverse, sì, ma non tanto per una questione che questo era limitativo o quant'altro, proprio per una questione di semplice curiosità. Provare a vedere su una situazione diversa, che possa essere un palco, come può essere anche un parterre, però comunque sia o all'aperto o comunque giusto per proprio la curiosità. No, però ha funzionato, sicuramente ha funzionato. Se ci sono dei reverberi e dei delay con noi vai sempre bene. La scena sarda, cioè in realtà io penso che sia una risorsa nel panorama attuale, una risorsa che è sempre bene, come posso dire, coccolare, far crescere, incentivare. Ci sono tante band valide, tante band che ci hanno anche aiutato, oltretutto, perché il processo di crescita che abbiamo avuto noi è direttamente, come posso dire, collegato all'esperienza che abbiamo avuto con altri amici che suonano e fanno le stesse cose che facciamo noi, diversi generi, ma ci stanno dentro. A breve saranno anche loro in giro, ecco. Esatto, vorrei dire. È una scena in costante crescita che, come posso dire, secondo me è forgiata proprio anche da questa difficoltà di connessione con il resto della penisola, e quindi tutto diventa un pochettino più da guadagnare con i denti e con le grinfie. Quindi tanta stima per la scena sarda, ecco. Sì, poi c'è da dire che la scena sarda, tra virgolette, te la devi comunque inventare ogni giorno, perché è sempre tutto molto più difficile riuscire a fare le cose essendo pochi, essendo isolati, avendo un sacco di difficoltà che non so qui a elencarti perché sennò sembra che stiamo piangendo addosso. Quindi di conseguenza cercare di creare una scena, cioè nessuno ti regala niente, quindi me lo creo io e me lo invento io. Chiaro. Cioè da anni che facciamo questo, poi da qualche anno abbiamo tirato su non solo noi Gairo, però noi Gairo cioè siamo parte integrante di questa cosa che è un collettivo musicale che si chiama ACME, che è una sorta di realtà molto simile a quella che abbiamo suonato adesso, è un po' più più punk, tra virgolette, perché comunque è molto tutto una cucina creativa che sta sfornando comunque tutta una serie di cose interessanti, sia legate alla musica, sia legate alla produzione in generale di cultura, tra virgolette, perché poi comunque alla fine fondamentalmente cioè questa secondo me invece è cultura, cioè comunque è una finché musica, cioè diciamo che ACME, per spiegarlo un minimo, è una, sono due di base, sono due sale, un capannone di 400 metri quadri con due sale. Sono due sale, una roba industriale che abbiamo creato da zero, abbiamo proprio costruito ACME. E questa è stata una cosa... Sì, ci sono tipo 14-15 band, dall'hardcore al metal, certo, tutti i generi, quindi lì dentro si vive tutti assieme, perché abbiamo uno spazio condiviso dove in un modo e l'altro si passa lì e si creano un sacco di convergenze. Il nostro disco è stato registrato in ACME, l'abbiamo registrato proprio dentro la nostra sala prove, dentro casa nostra, e questa è stata una cosa... cioè, come molto importante. Valore aggiunto per ACME. Ecco perché attorno a tutte le release o le esperienze ci sono dietro, cioè dietro un sistema. Abbiamo fatto la release del primo disco di Sedna, di Eterno, dello split con i Post Vorta, dove c'era Dalla Cenere del Buio, dallo split che abbiamo fatto con i Demenze e Senex con Redshift, e Last Sun, il disco che abbiamo pubblicato stasera. E alla lunga il rapporto com'è? Ma con Christian c'è un rapporto d'amicizia ormai decennale. Devo dire la verità che effettivamente è lui che ha costruito un po' il progetto all'inizio, ha fatto conoscere me a Elisa, a Eric, il vecchio chitarrista, quindi diciamo che è come se avesse avuto sempre fiducia nel progetto in sé, quindi negli anni magari ci sono stati dei momenti in cui ci sentivamo di più, di meno, era soltanto magari un rapporto un po' più collaborativo, un po' più d'amicizia, dipende dai momenti. Però alla lunga si è rivelato sempre quella persona che bene o male ha sempre creduto in noi e ci ha sempre dato la possibilità di rimanere sotto i riflettori dell'underground. Anche con Last Sun ci siamo trovati un po' in difficoltà perché l'ultima, la Spike purtroppo non ha potuto pubblicare il nostro disco per questioni loro, e Christian ha detto il disco mi è piaciuto, ci conosciamo da una vita, facciamo una pubblicazione facile però comunque efficace. E quindi comunque è sempre rimasto abbastanza saldo il rapporto sia dal punto di vista di amicizia che di collaborazione. Quindi, meglio di così. Questi posti ti fanno capire esattamente che cosa sei come band, perché è facile essere in un palco dove ci sono a un festival oppure dove sai che comunque la gente ci va e funziona. Poi invece ti metti sempre in gioco con te stesso perché dici comunque devo dare il meglio anche in questo contesto. Perché la cosa importante secondo me è che le persone capiscano quello che stai facendo, quello che hai da dire e il messaggio che vuoi dare. Con la tua musica, con quello che fai. In un palco grande dici ah che figo, sono un figo, sono sopra il palco grande. Quando lo fai invece in un contesto che è sempre, cioè non sei dentro la tua comfort zone, che è una parola che si usa molto in questo periodo, però è vero, quando non sei nella tua comfort zone comunque dai il tuo meglio e cerchi di essere quello che vuoi essere musicalmente, artisticamente, allora lì vinci. Quindi secondo me questi posti devono essere comunque dei posti, cioè devono continuare a esistere per anche far capire alle band che cosa sono, tra virgolette. Poi non so, magari una cosa male, però sono molto d'accordo. Da un certo punto di vista la differenza maggiore tra un palco grande è una situazione invece un po' più intima come questa, è proprio infinita. Cioè le persone c'è più vicina, quindi sì, riesci più a scambiare le tue emozioni nell'occhio, cioè è un po' come guardarsi allo specchio. Quando abbiamo suonato invece a Bruxelles, un palco grande, due mesi a Bruxelles, era un palco super mega professionale, bellissimo. Bellissimo. È stato bellissimo uguale, però fondamentalmente quello che abbiamo dato in quel momento è la stessa cosa che abbiamo dato stasera. Forse magari stasera avevamo anche più il discorso intimo di dire ah, che bello, cioè ci guardiamo vicini in faccia, facciamo questa cosa e comunque si suda, uguale, come sudore a Genova, uguale, è la stessa cosa. Sì. Ma l'Italia secondo me comunque in generale è piena di queste realtà, capito, piccole, perché è difficile riuscire a fare le cose grandi, perché comunque un palco grande è sempre una cosa che appartiene secondo me un po' più all'estero. Vedi anche noi a Bruxelles, cioè non ci conosceva nessuno, però siamo riusciti ad arrivare a tramite il nostro amico promoter a quel canale, mentre in Italia comunque le realtà si stanno sempre più rimpicciolendo, perché comunque è sempre più difficile riuscire a fare musica per grandi eventi e grandi masse, però allo stesso tempo questa cosa secondo me sta rafforzando le piccole realtà, perché le persone che fanno queste cose ci credono molto di più di quanto è quello che lo facevano prima, capito? Cioè questa cosa secondo me è un punto a favore e spero che serva a far crescere la scena musicale italiana alternativa, perché fondamentalmente è quello. Penso esista una situazione che potremmo mai schifare, come ovviamente ci saranno situazioni che magari a livello personale, per l'accostamento con le band, per la situazione suoni, per la situazione pubblico o comunque anche per una situazione personale di mood che abbiamo noi a livello proprio personale in quella serata, potremmo trovarci meglio o peggio, ma non è questione della location, non è questione del tipo di concerto, secondo me. è più proprio una questione di, al di là dei gusti personali, è proprio una questione di come va la serata, come viene costruita, che mood si sviluppa e che rapporto c'è con tutto quello che ne consegue. Sì, diciamo che siamo molto bravi a divertirci a prescindere, perché nell'arco degli anni, se posso buttarla lì, ho visto tanti musicisti che si facevano influenzare dalla situazione, il suono sul palco, la gente, le luci, quello che era. Noi invece bene o male ci siamo sempre divertiti, che penso che sia la cosa fondamentale. Poi ovvio che a me piacciono i festival, piace il palco gigante, piace avere un sacco di spazio, magari a te piacciono le cose più intime. Soggettivamente a me invece più è piccolo il posto, più c'è intimità, più c'è vicinanza e meglio è. Ho fatto anche i posti con una sola presa dove abbiamo attaccato tutto, dove c'era una piccola stanza. Ci siamo divertiti un casino. Quella è la base, però. Poi lì è sempre soggettivo chiaramente, però nel complesso riuscire sempre a trovarsi bene a prescindere dal posto, insomma, dalla situazione eccetera. Diciamo che incuriosisce anche il fatto di capitare in situazioni diverse, il palco grosso, il festival come il parterre, come una situazione come questa, cioè anche avere la fortuna, perché è una fortuna di poter variegare le situazioni anche in base a quello che ti capita, rende sempre il tutto un po' più fresco. Passare da Villa Vega al Metal Beat è un bel salto. Senti, invece parlando di Last Sun, credo sia un notevole passo in avanti, soprattutto se si parla di composizione. Cos'è cambiato? L'approccio forse che abbiamo avuto per il come ci siamo... Beh, prima di tutti i componenti. Esatto, in primis è stata una questione proprio di line-up, sì. È effettivamente la prima cosa che abbiamo composto tutti insieme come nuova line-up. Però sì, comunque a livello di differenze tra i vari dischi, insomma, noi che siamo arrivati dopo non possiamo tanto esprimerci su questo, però è più una questione di ogni disco ha un suo contesto, ogni disco ha una sua epoca, una sua personalità, una sua fase, quindi anche il periodo storico, il come ci sentivamo noi in quel momento, il come abbiamo deciso di approcciare questa cosa, sono tutti dei piccoli dettagli che hanno fatto sì che la Sun uscisse fuori in questo modo. Qualsiasi altra variabile avrebbe potuto cambiare drasticamente l'uscita di questo pezzo, di questo disco. È come avrebbe dovuto essere. Sì, direi che si può spiegare meglio di così. Molti delle altre band hanno preferito voi. Assolutamente, li ringraziamo. Infatti li ringraziamo, veramente, sì, non ci aspettavamo questa cosa. No? E per voi invece? Allora, vai Marco, tu se vuoi qualche preferenza. Allora, Sedna come sicuramente come attitudine, come anche proposta musicale, sicuramente molto affine alle nostre non chiuderanno la porta, va bene. Mi è piaciuto molto Strega. Oh, sì. Dei Disunde. Quello è la roba, per me questa cosa un po' esoterica, un po' ambient, mi piacciono un po' di mano. Poi oggettivamente abbiamo ascoltato un po'... Ascolteremo, adesso che abbiamo questa cosa, ci piacerebbe anche magari portare dei gruppi a suonare in Sardegna, a fare dei tour assieme. È bello creare rete e muoversi insieme e fare delle cose interessanti insieme. Poi mi è piaciuta una manetta, un disco che penso fosse una coproduzione tra Voodoo, non era una produzione... No, ho visto composito loro, l'ho sentito per quello. Il disco degli Enola. Oh sì! In Ruins, quello io me lo ascolto una volta al mese, me lo ascolto. Molto anche bello, di più, mi piace proprio molto, super produzione, un po' post metal, un po' blackeggiante, bello, bello, mi è piaciuto un casino, mi è piaciuto un casino. E tu? Puoi aggiungere? Okay. Benissimo, noi direi che siamo a posto, no? Grazie. Allora, grazie a voi, sì, grazie mille. Beh, a me è raro che succeda, però... Last Sun piace un casino. Siamo troppo gasati per questo. Sì, è un disco che sto ascoltando in loop, è una cosa che non succede mai perché è per la nausea di registrare le cose, di provarle, eccetera, eccetera, eccetera. Però mi ritrovo durante la giornata che vado ad ascoltare cose e poi comunque la metto su almeno una delle due tracce e dice cazzo, è veramente figo. Io devo ammettere che le uscite post Vorta mi hanno emozionato tanto, ma se devo scegliere una preferita, ma proprio una questione di gusti personali, penso sia diverso dagli Amberwood. Okay. Un disco che ho macinato e che continuo ogni tanto a macinare molto spesso e sì, se devo selezionarne uno fra l'altro semplicemente per gusto personale la quantità di ascolto penso che a mani basse vince di questo. Beh, effettivamente poi ha un pezzo di storia. Oh, al di là di quello è un epitaffio, sì, incredibile. Chiaro, chiaro. Com'è che era? Muori sepolto cercando i tuoi figli, se non sbaglio. Sì, sì. Vero? Madonna. Bene. Potente. Noi siamo a posto. Sì, grazie. Grazie mille. Grazie a voi.